Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto. Numero quale? Perché se il numero, io parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano, no, se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud. Non è ma che cosa fa? Non fate niente al sud e risponde con volgarità alte. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto, ma come si permette? Ma come si permette? Ma come si vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Eccomi ragazzi, di ritorno. Ho avuto qualche cosa da fare, comunque non vi preoccupate. Allora, oggi con questo cominciamo con i coglioni della zanzara di Radio 24. Il primo è quello che prima o poi gli avrà detto il naso, sto coglione qua. Questo è Longoni che fa rima con coglioni. Io non sono un mister bello, ma qui c'è proprio brutto, dicono in Emilia Romagna, c'è proprio brutto. C'hai un naso che ti pisce in bocca, tipico degli ebrei. E beh, Radio 24 è una radio degli ebrei, la maggior parte. Ma non ci sei solo tu, coglione. Questo coglione qua, di Ramelli, che so che abiti a Verona. Te cominciamo, sei un faccia di merda e un coglione. Pezzente, un morte fam, non scopire merda e non rinare certo. Si te muort. Comunque ricordatevi che Mauro La Manso non dimentica, e quello che uno fa a me io glielo rifaccio con gli interessi. Ricordatevelo, pagliacci. E non andarsi a rompere i coglioni a Spazzalino, perché Spazzalino che colpa ne ha? Siamo stati provocati quando eravamo là a Telecittà, siamo stati provocati da Mercù su indirizzo tuo e di quell'altro imbecille Froce di Froce Renzo. L'hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte. Io, Carmela, prostituta di Parioli, auguro a Parezzo ogni successo su canale La 7, la tua trasmissione in onda e non in culo. Matteo! To, cornuta cazzo, to. Che ha detto, poveraccia? Cioè, ma che ha detto? Ma che ha detto, Carmela? Ti auguro il grande successo! Non voglio sentire più! In questa trasmissione, il nome La 7 non va pronunciato, si può pronunciare a Focus Economia. Scusa, qua, in questa trasmissione, non pronunciate prostituta dei Parioli, me ne frego, molto reputata, molto conosciuta. Facesse in bocca al lupo del debito. Ti fa gli auguri, tantissimi auguri. Per due generazioni, cornuti, tutte e due. To. Ma guarda te, io sono scaramantico pure. Perché? Ma perché? To. Oh, Crucia, io alla fine me la sono spizzata, Carmela, quella allora? Dei Parioli. Sì. Buona è buona. Solo che secondo me prima si chiamava Ruggero. Cioè, hai visto che piede che c'ha? Tipo 43 di piede. Pensa a te. Era un uomo. Ma Carmelo. Belle. Ma che ci sei? Non c'è niente di male, amici miei.
Monterosa 91 20 149 Milano. Buonasera, 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 buonasera. In diretta ancora per pochi giorni dalla sede romana del Sole 24 Ore, Radio 24, David Parenzo. Buonasera, ti buonasera, giuro, cari amici. Ti porto un Carmela. Caro saluto ti intanto. Porto Carmela a via, dove cazzo è? A via Novaro. Ti porto all'Aventino, ti porto Carmela. Buonasera, cari amici. Un caro saluto intanto al direttore del Sole 24 Ore e un, pro, e un saluto affettuoso alla Confindustria. Perché? E grazie. Grazie, mi chiedo soltanto, ma lo faccio con umiltà, perché questa trasmissione va in onda? Io ve lo chiedo davvero, è contro il mio interesse, vi assicuro, amici. Non si possono mandare in onda le puttane? Ve lo chiedo, non si possono mandare in onda le puttane che fanno gli auguri? È compatibile tutto ciò? Io lo chiedo, è una domanda. Dici, con la ragione sociale, con la ragione sociale. Va contro il mio interesse, lo so. Io adesso tra poco arriverà la mia quarta figlia e quindi va contro il mio interesse. Ma è compatibile tutto questo? C'è con la ragione sociale. Sociale, dici, non con la lo ragione so, sociale. È compatibile con tutto questo. Non te lo è puoi chiedere dopo tanti anni, perché rischi veramente. Me lo di chiedo essere... perché lo so, rischierò, allora, ragazzi, ma almeno sarò quello che l'ha detto. Partiamo che si è fatto da una domanda. Cosa.